volete datemi pure del vecchio, del boomer, se volete datemi pure del bigotto, del retrogrado, datemi pure dello stronzo, se volete. Fate quello che volete, ma sappiate benissimo che io in questo canale dico ciò che penso e lo dirò anche questa volta. Probabilmente mi prenderò merda, probabilmente molta gente non sarà d'accordo con me, ma non mi interessa perché secondo me il fatto che in Italia esista una serie TV su Rocco Siffredi è una cosa vergognosa. Quanto è caduto in basso questo paese? Quanto è caduto in basso con tutte le eccellenze che abbiamo in Italia a livello di atleti, a livello di musicisti, a livello di scrittori, a livello di qualsiasi cosa, noi no! Dobbiamo fare una serie TV su Rocco Siffredi, perché Rocco Siffredi evidentemente è un vanto per l'Italia, vero? Un grandissimo vanto. Grandi. Complimenti. Complimenti. Ma la cosa che mi fa più ridere è sono le parole di Borghi, l'attore che ha interpretato Rocco Siffredi. Rocco Siffredi dice è una persona che ha iniziato dal basso, è stato un pioniere, è una persona che si è fatta da solo e già questo è una cosa che fa ridere considerando il mestiere che faceva, perché da solo faceva ben poco. E una persona che si può considerare un pioniere della libertà di espressione, della libertà di pensiero, della libertà di azione. Minchia, minchia. Complimenti Borghi, complimenti. Io non sapevo che un porno attore potesse avere tutte queste qualità. Non lo sapevo, non lo sapevo. E vi dico la sincera verità. Io non ho nulla, nulla contro il porno. La gente può usare i propri arnesi e i propri orefizi a piacimento. A me non interessa, non giudico le abitudini di nessuno, ma arrivare al punto di fare una serie TV e quindi, in un certo senso, beatificare un porno attore, no. No, cazzo, in un paese in cui una donna al giorno viene violentata, in un paese in cui c'è un femminicidio a settimana, no. Questo non lo accetto. Datemi pure del femminista, datemi del comunista, datemi quel cazzo che volete, ma non mi interessa, non è giusto. Non è giusto, non è giusto. Si parla tanto di rispetto per la donna, ok? Il rispetto per la donna, le fiaccolate per Giulia Cecchettin, i mostri, quelli che violentano, quelli che ammazzano. E dopo mi vai a fare una serie TV su uno che ha fatto del sesso, ok? Del sesso non collegato all'amore, del sesso commerciale. Il suo cavallo di battaglia. Complimenti, complimenti, veramente complimenti, complimenti, complimenti. Cioè, non ho altro da dirvi, complimenti, complimenti. Che poi, cioè, la cosa più assurda è che il buon Borghi abbia detto questa cosa qui, ha detto, questo paese è un paese bigotto, ok? È un paese bigotto. Il paese bigotto, caro il mio Borghi, lo stai alimentando tu. E sai perché lo stai alimentando tu? Perché facendo una serie TV su Rocco Siffredi non fai altro che amplificare maggiormente questo discorso molto comune in Italia, molto triste, molto antiquato, per il quale l'uomo che se le tromba tutte è un figo. La donna che se li tromba tutti è una prostituta e quindi tu con questa bella serie TV del cazzo non hai fatto altro che questo, che rendere questo paese ancora più bigotto di quanto tu lo definisci. Questa è la realtà, caro Borghi. Tu sarai anche orgoglioso, ti sentirai un figo ad interpretare Rocco Siffredi in un film. Io ti dico solo una cosa, caro il mio Borghi. Se potevate fare una cosa più squallida di questa, non sareste stati in grado. Non sareste stati in grado. Perché veramente è una cosa di uno squallore allucinante.
E non venitemi a raccontare, non c'entrano niente gli stupri, non c'entrano niente i femminicidi, non c'entra niente il ruolo della donna, è semplicemente una sitcom, semplicemente una serie TV nella quale viene raccontata la vita di un porno attore. Cazzate! 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 La vita di un porno attore non se ne frega un cazzo a nessuno. Soprattutto in un momento in cui, in questo paese di merda, ancora la donna che si veste con la minigonna viene definita prostituta. Un paese in cui vige ancora il concetto del te la sei cercata. Questo non va bene, non va assolutamente bene. Liberi, liberissimi di dissentire, liberissimi, ma questo è ciò che penso e che penserò sempre.